che bello. Comunque, oggi faremo l'unboxing di Lego Harry Potter. Harry Potter. Adesso apriamo il nostro libro magico. Ah! Aio! Meglio forse iniziare dall'altro, magari. Niente, devo andare a prendere le forbici. Quella bacchetta magica. Bacchetta magica, ho fatto una magia e più! La scatola è aperta. Aiuto. No, ci sono gli stickers dentro, quello che poi andrà a formare il libro e sacchetti e le istruzioni che formeranno il libro di Harry Potter. Amici, guardate, questo è il libro finito. Guardate come viene alla fine. Con la mia bacchetta magica adesso vi dirò quali sono i personaggi. La professoressa Sibilla Coman, Harry Potter e Patillo. Adesso iniziamo a costruire. Vediamo se funziona la bacchetta magica. Ho aperto la busta numero 1 e adesso montiamo. Mettiamo da parte e iniziamo a montare i personaggi. Comunque vi vorrei dire che questi personaggi girano la faccia, hanno la doppia espressione. Harry è pronto ed è perfetto, lo mettiamo qui. E adesso facciamo la professoressa. Lei invece ha questa espressione e questa felice. Dobbiamo ancora mettere le bacchette, quindi non sono pronti. Le bacchette erano staccate con questo erano attaccate con quel pezzettino e adesso gliele metteremo. Bacchette messe e adesso continuiamo a costruire. Harry, aiutami tu. E questi sono gli sgabellini e mettiamo da parte. Iniziamo a fare il libro. Il libro con questo è finito e lo mettiamo da parte. Vediamo se è pronto. Ed è pronto anche questo. Finita! La poltroncina di Harry è pronta. Si mette o così in piedi. Aio. Si sono tolti i capelli! Oppure si mette così seduto. Pac.
Ok, lo lasciamo un attimo riposare. Il nostro libro che si chiude è pronto, però dobbiamo semplicemente mettere poi tutto all'interno. Però prima, ok. C'è Luigi statua, è troppo bella. Perché ci sta bollendo il naso? Aia. Mettiamo da parte il libro e facciamo un mobiletto. Ok, e adesso questo qua va montato qua. Adesso continuiamo aprendo la busta 2. Non andatevene via, rotolini! Restate qua. Come le istruzioni ci dicono che dobbiamo fare prima un personaggio. Adesso abbiamo finito di costruire anche Patil. 3, 2, 1, P. Abbiamo montato Patil e adesso facciamo i muri laterali. Vedete amici, abbiamo fatto il primo dei muri che si aprono. Adesso facciamo l'altro. E abbiamo fatto la seconda porta che si apre e si chiude. Okay. Abbiamo messo la seconda parete che si apre e si chiude. Ed è bellissima. E il libro ha anche spazio per chiudersi. E lo potete anche infilare nella vostra libreria. Però non è che poi andate a leggerlo, vero? Questo è il libro chiuso con tutti gli oggetti dentro. Rimangono solo i 3 personaggi fuori, guardate. E certi oggetti sono messi non dove dovrebbero andare. La poltrona tipo la mettiamo per esempio, ma non è che la dovete fare per forza anche voi, la mettiamo qua. Il libro poi è andato riposto qua dentro. Anzi, vi faccio fare un bel tour della casa. Innanzitutto c'è il coso delle teiere,
che è sotto sopra. Poi c'è anche il tavolino, che la sfera di cristallo dovrebbe andare sopra, solamente che è andata sopra gli sgabellini, perché sennò non ci stava, ma le istruzioni lo dicevano. Poi si tira fuori anche questa e gli sgabellini. Poi le tazze sono andate riposte qua. Qua c'è la gemma, ciao Edwig. E qua è andato riposto il libro, con anche il foglietto di un incantesimo. Bla bla bla, sì, ho capito tutto. Sì, ho capito. Sì, vabbè, non ho capito niente. E ok, questo lo rimettiamo qua dentro, così non lo perdiamo. E comunque, questo è la sala da tè dove la professoressa Sibilla, poi anche Harry Potter, che si è agganciato alla poltrona, e Patil prendono il tè e parlano di incantesimi con il loro libro di incantesimi. E voi poi vi potete inventare tutto quello che volete in questo castello di Hogwarts. E ci sono vari set di libri, altri 3 set di libri che potete vedere, ma non sono uguali a questo, quindi avrete vari Lego se comprate tutti questi libri. E sì, vi fa vedere anche il contenuto già dalla scatola. Vi mettiamo il link in descrizione. Io adesso mi metto a giocare e ricordate di mettere like al canale, iscrivetevi e ciao!